Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In apertura di questo telegiornale ci occupiamo di cronaca dell'omicidio del 52enne Maurizio Fortino, accoltellato ieri sera in un'abitazione di Nocera Inferiore. I carabinieri hanno arrestato il pregiudicato di 42 anni di Nocera, sorpreso per le vie del centro cittadino. Inizialmente per l'omicidio si era avuta una ricostruzione diversa, ma sentiamo nel dettaglio che cosa è accaduto ieri sera nell'agro nocerino. Ci sarebbero motivi passionali alla base dell'omicidio che si è consumato ieri sera a Nocera Inferiore. Maurizio Fortino, infermiere di 52 anni, avrebbe pagato con la vita una vicenda di carattere strettamente personale, che ora si sta provando però a ricostruire. Alla base dell'aggressione pare ci siano motivi personali, riconducibili alla sfera sentimentale, mentre in un primo momento era stata ipotizzata una lite sfociata in tragedia tra l'infermiere di 52 anni e l'aggressore che stava provando a sottrarre lo scooter. Ipotesi poi esclusa sulla base di una precisa ricostruzione operata dai carabinieri di Nocera Inferiore. La vittima è stata raggiunta da un fendente alla schiena, un colpo che ha perforato il polmone sinistro, fendente sferrato da un pregiudicato del luogo di 42 anni, fermato nella notte dai carabinieri. Drammatica la ricostruzione degli ultimi istanti di vita del 52enne nocerino. Incassato il fendente Fortino, che ha cercato di raggiungere l'ospedale di Nocera Inferiore, aiutato anche da alcuni passanti, ma è deceduto in seguito alla forte perdita di sangue causata dalla ferita. Agghiacciante la scena con l'uomo morto nel vano tentativo di raggiungere l'Umberto I. Il presunto omicida è stato interrogato sino all'alba e poco dopo le 8:30 di questa mattina trasferito in carcere in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito due provvedimenti di confisca definitiva per oltre 20 milioni di euro nei confronti di Ferdinando Corrado, 53 anni, originario di Sarno, ritenuto appartenente ad una banda criminale affiliata alla Nuova Famiglia ed operante nella zona dell'agro nocerino sarnese, capeggiato da Aniello Serino, alias Opop, zio dello stesso Corrado. Secondo le indagini svolte dalle Fiamme Gialle, Ferdinando Corrado aveva costituito a partire dal 1996, anche per interposta persona, una serie di società ed attività economiche operanti nel settore della grande distribuzione di carni ed alimenti. Grazie agli accertamenti patrimoniali coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno, dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata accertata la rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati dallo stesso Corrado e dal coniuge rispetto al notevole patrimonio mobiliare ed immobiliare a loro riconducibile. Per questo sono state sottoposte a confisca società, immobili, numerosi rapporti bancari e veicoli anche di grossa cilindrata nella sua disponibilità per un valore superiore a 20 milioni di euro. Nella giornata di ieri, invece, i carabinieri di Buccino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Anna Perez, nata a dicembre del 77 per il reato di truffa aggravata in concorso con altri soggetti attualmente non identificati, avvenuta il 24 giugno di quest'anno a danno di un ultra-ottantenne di Buccino. La donna, in pratica, aveva raggiunto l'abitazione dell'anziano e, tramite una complice, si era fatta consegnare 2.500 euro in contanti per l'acquisto di un computer, con la scusa che l'acquisto era per un suo stretto familiare. La Perez, che vive a Napoli, risulta inserita in un contesto criminale articolato, dedito proprio alla consumazione di numerose truffe ai danni di anziani. Pomeriggio di tensione, quello vissuto ieri in via Raffaele Ragone a Cava dei Tirreni, dove un noto commerciante ha malmenato ed investito con la sua auto un settantenne residente nel suo stesso condominio. Ancora in fase di accertamento le cause che hanno determinato l'insano gesto dell'aggressore. Sentiamo la ricostruzione di quanto accaduto nella cittadina metelliana.
Pomeriggio di tensione quello di ieri in via Raffaele Ragone di Cava dei Tirreni. Intorno alle 17.30 infatti un noto commerciante cavese residente in uno dei prefabbricati pesanti che insistono nella zona dal periodo successivo al terremoto del 1980 ha aggredito un settantenne residente nel suo stesso condominio. L'anziano a quanto pare sarebbe stato malmenato a calci e pugni ed anche investito dall'auto del commerciante prima che quest'ultimo fuggisse via. La scena si è verificata sotto gli occhi attoniti dei passanti e dei residenti affacciati ai balconi che immediatamente hanno allertato le forze dell'ordine del 118. Intervenuti sul posto, i sanitari hanno trasportato il settantenne all'ospedale Santa Maria dell'Ulmo. L'uomo ha riportato contusioni ed è stato inoltre medicato con diversi punti di sutura. Ancora in fase di accertamento, le cause che hanno determinato l'insano gesto dell'aggressore, nei confronti del quale ancora non è stato preso alcun provvedimento, in quanto si attende l'eventuale querela della vittima. A quanto pare, tra i due vicini, i rapporti erano già alquanto tesi. E ci spostiamo in città Salerno perché nel tentativo di arginare il problema degli incendi il sindaco della città Vincenzo Napoli ha emesso un'ordinanza con la quale si ordina ai proprietari terrieri di mantenere puliti i fondi per scongiurare i roghi. Sono previste sanzioni e multe. Sentiamo. Maggiore pulizia dei terreni per prevenire gli incendi. Con il persistere delle alte temperature nell'ottica di ridurre al minimo gli episodi di roghi e di incendi anche nel territorio salernitano, il sindaco Vincenzo Napoli ha emesso un'ordinanza specifica relativa alla prevenzione incendi e alla pulizia dei terreni. I proprietari di fondi terreni, costoni, terrapieni e quant'altro lì dove insiste vegetazione e piccole alberature devono attivare a proprie cure e spese ogni procedura necessaria per evitare condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. I terreni incolti, recintati e non con la presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene e di rischio per la propagazione di incendi. Ecco perché, ha ribadito stamani il primo cittadino, è necessario provvedere a rimuovere siepi, cespugli, rami e vegetazione spontanea, ad adottare tutte le precauzioni ed a monitorare costantemente la vegetazione durante questo periodo per evitare il possibile insorgere la propagazione di incendi. C'è un'ordinanza che abbiamo predisposto anche in costanza del mese di agosto che si preannuncia torrido, così come è stato giugno e luglio, e quindi saranno tenuti, oltre a un'ordinanza di ordine, chiedo scusa del pasticcio, di ordine generale, abbiamo fatto anche delle ordinanze mirate a singoli proprietari per incitarli a tenere in ordine i loro tenimenti. Un fenomeno disastroso, grazie a Dio a Salerno, insomma, nei limiti del possibile è stata sufficientemente contenuta l'azione dei piromani, ma diciamo brucia la regione Campania, ma brucia l'Italia, come è noto. Per la verità il presidente De Luca ha messo in atto una serie di interventi importanti, tempestivi come al solito, chiamando anche il ministro Pinotti per una sinergia anche con l'esercito, predisponendo gli atti affinché il servizio partisse come ogni anno il 15 luglio e aggiungendo altri 200.000 euro per gli incendi boschivi. Quindi da questo punto di vista, come al solito, la regione ci è stata vicina e noi dal canto nostro tenteremo di tenere alta la guardia. Ho disposto anche dei controlli della Polizia Municipale in alcuni siti, come dire, suscettibili d'incendio, però vi renderete conto che rispetto a delle azioni provocatorie e malavitose si è in qualche modo in difficoltà. È un fenomeno purtroppo generalizzato del quale si fa fatica a venirne a capo proprio in termini di conoscenza razionale. Io faccio fatica ad immaginare quali sono le spinte che muovono ad azioni così scellerate, oltre quelle malavitose e provocatorie, ma anche queste mi sembrano in tutta onestà senza un costrutto particolare, senza esse, se non quello della provocazione, dell'azione di divitazione, l'azione sciagurata che crea disturbo e allarme sociale. Si potenzierà dunque il controllo del territorio, da qui anche un appello ai cittadini qualora dovessero vedere movimenti sospetti, di personaggi sospetti? Assolutamente sì, assolutamente sì. Soprattutto nelle zone collinari, perché ricordiamo lo scorso anno i problemi si sono avuti al Masso della Signora, così come a Giovi piuttosto che a Oiara. Un invito ai cittadini a tenere alta la guardia, ai proprietari di tenere cura dei fondi. Noi facciamo quanto nelle nostre umane possibilità e tenete conto che
non è che abbiamo un esercito di persone che si può muovere su questo aspetto. Io comunque chiederò anche un incontro specifico anche in prefettura per verificare la possibilità di pattugliamenti come interforze, però non voglio agitare fantasmi, mi sembra che le condizioni sono preoccupanti ma non tali da, per quanto riguarda la città di Salerno, da metterci in un allarme grave, però l'allarme c'è. Tenteremo di seguirlo ed essere sul pezzo nei limiti delle nostre possibilità. E nuove disposizioni antincendio sono state introdotte anche nel comune di Agropoli. Tra le altre cose è stato previsto che i terreni inseriti nel catasto incendi non potranno essere interessati da trasformazioni urbanistiche per la durata di 15 anni dall'evento. Sentiamo. Nuove disposizioni per la città di Agropoli per la prevenzione e la lotta contro gli incendi. Ciò considerato che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale e all'assetto idrogeologico del territorio, costituisce pericolo per la pubblica incolumità, visto anche che i terreni inseriti nel catasto incendi non potranno essere interessati da trasformazioni urbanistiche per la durata di 15 anni dall'evento. Così il Comune ordina che, fino al 30 ottobre, con cadenza temporale continuativa e costante, e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, i proprietari di terreni coltivati, se incolti e fortemente inerbiti, devono provvedere a rimuovere dai rispettivi terreni sterpagli, arbusti e ogni altra fonte di incendio. Gli stessi proprietari sono obbligati alla pulizia per una fascia frangifuoco non inferiore a 50 metri dei propri terreni da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi, obbligo anche per una regolare potatura con rispettiva eliminazione di rami, rovi ed erbacce in prossimità di abitazioni o cavi elettrici. Tutto il materiale derivante dalla ripulitura dovrà essere sistemato a regola d'arte, fermo restando il divieto della loro bruciatura, che sarà consentita solo dietro preventiva comunicazione al comune. Inoltre, fino al 30 ottobre è vietato bruciare nei campi e sono vietate tutte quelle attività determinanti, anche solo potenzialmente l'innesco di incendi, come fumare, gettare i fiammiferi, sigari o sigarette accese, nonché sostare con le auto nelle predette aree con la marmitta a contatto con l'erba secca. Chiunque viola le presenti predisposizioni è soggetto a sanzioni amministrative e sarà facoltà del comune procedere d'ufficio di indanno di trasgressori, ricorrendo anche all'assistenza della forza pubblica. E torniamo in città a Salerno, perché è stato revocato il provvedimento con il quale si autorizzava la parrocchia di Torrione Alto a realizzare all'interno del Parco del Galiziano una mega chiesa. Ora bisognerà portare in consiglio comunale un nuovo progetto, molto probabilmente si tornerà a quello originario, che prevedeva una chiesa di dimensioni notevolmente più ridotte. Sentiamo. Alla fine l'hanno spuntata i residenti e l'opposizione a Palazzo di Città. Atteso, invocato e finalmente arrivato il passo indietro del Comune di Salerno sulla variante che consentiva la costruzione di una mega chiesa nel Parco del Galiziano, nel quartiere di Torrione Alto. L'oggetto del contendere fin dal primo momento non riguardava la realizzazione di una parrocchia, peraltro attesa dai residenti, quanto le dimensioni di quel progetto che era stato presentato, considerato abnorme, sproporzionato rispetto ai reali fabbisogni della comunità. Una chiesa che avrebbe avuto un'altezza finale di 13 metri, che arrivava a 20 considerando anche il campanile, con annessa una casa canonica di 200 metri quadri, cantine e box interrati. Evidente che le proteste abbiano colto nel segno, in quanto la parrocchia ha deciso di presentare un progetto ex novo per una chiesa molto più contenuta nelle volumetrie. La stessa amministrazione comunale ha colto di buon grado la rivisitazione del progetto, tanto è vero che nel corso della conferenza dei capigruppo tenutasi ieri a Palazzo di Città si è deciso di portare in consiglio giovedì il nuovo provvedimento. Con la revoca della precedente decisione bisognerà ora portare in consiglio un nuovo progetto. Molto probabilmente si tornerà a quello originario, che prevedeva una chiesa di dimensioni notevolmente più ridotte. Possono così cominciare a cantare vittoria i residenti di Torrione Alto, che si erano riuniti in comitato, raccogliendo anche numerose firme per evitare che il progetto andasse avanti con il rischio di togliere diverso spazio oggi destinato a verde pubblico.
E ci occupiamo di lavoro, a rischio il futuro dei 150 operai dello stabilimento di Cicerale della Yanfeng Global Automotive Interiors, il colosseo cinese della produzione di componenti interni per autoveicoli. Il gruppo Fiat Chrysler starebbe decidendo di destinare allo stabilimento di Pomigliano d'Arco la realizzazione dei pannelli di rivestimento delle portiere anteriori e posteriori della nuova Fiat Panda. Sentiamo. Questa azienda è nata a fine anni 70 e siamo un'azienda fornitrice di Fiat, adesso FCA, noi forniamo Pomigliano in pratica. E abbiamo questo problema che dopo tanti anni di cassa integrazione l'azienda ci ha proposto un lavoro nuovo che viene da Papa in Ungheria, per saturare un po' tutti gli operai che stavamo in cassa integrazione, tra cassa integrazione in deroga, contratti di solidarietà, dicendoci che portando questa nuova produzione da Papa, dall'Ungheria, si saturava un po' tutto lo stabilimento. Nell'accordo del 2 marzo che è stato fatto, è stato detto che una volta saturato tutto lo stabilimento con la nuova produzione, eventualmente se c'era bisogno di un surplus portavano via una produzione, senza specificare quale. Noi stiamo andando avanti grazie alla Panda, che forniamo i pannelli porta di tutta la gamma della Panda. L'azienda ancora dobbiamo avviare questa produzione. Già si è attivata per portare via una parte di questa produzione e ha deciso di portare proprio il posteriore della Panda. È che secondo lui non va bene. Però abbiamo fatto tutto quello che diceva l'azienda, basta, l'importante è che ci portasse il lavoro. Quanti operai lavorano in questa fabbrica? Siamo sui 150 più o meno. Tutti della zona, tutti cilentani? Sì, cilentani, io sono della provincia di Salerno, qualche collega di Salerno, cioè siamo tutti della zona. Quanti siete compatti in questa protesta, insomma, in questa? Compatti no, purtroppo compatti no. Cioè, ci sono rimasti alcuni colleghi che stanno lavorando giù, perché secondo loro questa produzione per loro, diciamo, ci dà futuro. Anche se sull'accordo del 2 marzo c'è scritto che questo è un lavoro, è una produzione temporanea, cioè di 2 anni. Dopo 2 anni noi non sapremo cosa faremo. Da quanti giorni siete in protesta e i vostri rappresentanti sindacali come si sono mossi? Questo è un tasto dolente della storia. Noi siamo in sciopero da martedì mattina, proprio perché l'azienda non ha per niente, non sta rispettando l'accordo del 2 marzo, perché noi ancora dobbiamo iniziare a lavorare su questa nuova produzione e loro già hanno deciso di portarsi la PAM. Perché la PAM? Noi abbiamo ancora altre 2 produzioni da poter eventualmente dislocare in qualche altro sito. Perché il posteriore della Panda? Che poi io non capisco che senso ha. A Cassino producono il posteriore e noi qua continueremo a produrre l'anteriore della Panda. Sinceramente io non trovo un nesso su questa storia. E continueremo a sfogliare insieme il nostro telegiornale, ma ora è il momento di dare spazio alla regia per la pubblicità. A tra poco. E siamo alla pagina degli spettacoli, si dà il via all'Arena del Mare di Salerno da domenica 23 luglio alla 29esima edizione del Premio della Comicità, il Premio Charlot. I preparativi ormai sono entrati nel vivo, è solo questione di ore, come ha raccontato questa mattina ai nostri microfoni il direttore artistico Claudio Tortola. È solo questione di ore, manca davvero poco per l'avvio della 29esima edizione del Premio Charlot. La kermesse, ideata e organizzata da Claudio Tortora con il sostegno della Regione Campania, del Comune di Salerno e dell'autorità portuale, che entra nel vivo domenica 23 luglio, quando all'Arena del Mare si alzerà il sipario sulla finale dello Charlot Giovani, che vedrà l'esibizione di 6 giovani cabarettisti selezionati durante tutto l'anno.
Lunedì 24 luglio spazio invece al cabaret e alla musica, mentre il 25 luglio sarà una serata tutta dedicata alla fantasia e alla favola. Il 27 luglio sarà dedicato alla musica e allo spettacolo, prima di dare spazio venerdì 28 luglio alla serata di gala condotta da Gigi Ross e con padrino d'eccezione Eugene Chaplin, figlio di Charlie, che torna al premio Charlot dopo alcuni anni di assenza. Sì, sì, è partito già con la serie cinematografica, la serata di blues, domani c'è l'incontro qui al Palazzo di Città con Luzzato Fregiz per il premio al libro che ritirerà domani, e poi parte il 23 con la gara dei giovani con Massimiliano Gianfranco Gallo, il giorno dopo ci sarà lo Charlot Lab insieme a Luzzato Fregiz e poi una serata tutta dedicata ai bambini con la Fiaba, con la partecipazione di Masce Orso, quindi la serata un family show bellissimo. Il 27 gli Oblivion e Cicchella, il 28 c'è la serata di gala, la serata di gala che vede la partecipazione di tantissimi personaggi, da Michele Placido, Laura Morante, Alessandro Siani, Ficarra e Picone, Franco Nero. Tutte queste serate sono tutte a ingresso gratuito, quindi la gente può venire tranquillamente, con calma, alle 8 si apriranno, 8, 20, 20 e 15 si apriranno i cancelli, dopodiché potranno soffrire gratuitamente delle serate. Il 29 c'è la serata, diciamo a pagamento 10 euro, con Alessandro Siani e Friends, e si conclude questa 29esima edizione, speriamo che tutto vada per il giusto verso. Ecco, non si poteva non concludere il premio della comicità con il comico d'eccellenza della terra campana. Sicuramente sì, poi nato e cresciuto nel premio Charlot, quindi è sempre un gradito ritorno, ma poi è sempre un artista che interessa tanto il pubblico perché è molto vicino al pubblico e questo è una sua dote peculiare, insomma. E niente, il premio si sta già cominciando a lavorare questa volta prima che cominci a fare alla 30esima edizione dell'anno prossimo, speriamo di poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo previsti. Ed ora invece diamo uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti, per scoprire quali sono gli altri eventi in città e in provincia. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, quest'oggi è in programma il film Il Pianeta delle Scimmie. Due gli spettacoli alle ore 18.30, alle 21.30, ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Da venerdì 21 luglio si degusta la pizza fritta. Sordin, l'associazione Sorrisi Sparsi, organizza la quinta edizione della festa della pizza fritta in quel di Sordina fino al 24 luglio. Negli spazi della chiesa di San Matteo sarà possibile degustare tante specialità gastronomiche che accompagnano la vera protagonista della serata, ovvero la pizza fritta. Ogni serata sarà allietata dalle voci dei partecipanti al Karaoke Summer Festival. Il ricavato della manifestazione andrà in beneficenza alla Scuola del Sorriso Burkina Faso. 29esima edizione del premio Charlot all'Arena del Mare di Salerno dal 23 fino al 29 luglio con il gran finale e lo spettacolo di Alessandro Siani in Friend. Domenica 23 luglio si alzerà il sipario sulla finale dello Charlot Giovani condotta da Marita Langella, che vedrà l'esibizione di sei giovani cabarettisti. Una serata tutta dedicata alla fantasia, alla favola, con la Compagnia dell'Arte che presenta C'era una volta Bella e la Bestia. Ospiti della serata Masce Orso e Burattini di Adriano Ferraiolo e la bellissima esibizione di Bolle.
Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E parleremo di sport, di calcio, subito dopo la pubblicità. In modo particolare ci collegheremo con Rocca Porena, dove è in corso il ritiro della Salernitana, ma intanto guardiamo insieme prima cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore. A tra poco. In collaborazione con Eureka, ho trovato la mia oasi di relax in città, tra spiaggia e piscina. Eureka, a Salerno in via Generale Clark 54, con ampio parcheggio. Info 089 33 49 23. Trascorri con noi le tue giornate d'estate. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport, ci occupiamo dunque di calcio, di Salernitana e come di consueto nel corso dei nostri telegiornali ci colleghiamo in diretta con il nostro Eugenio Marotta a Rocca Porena, dove prosegue il ritiro della Salernitana e di pari passo si susseguono gli arrivi. Ieri è stata la volta del giovane Amato, ma per saperne di più sentiamo proprio cosa ci racconta Marotta, che vedo già pronto in collegamento. A te la linea, Eugenio. Buon pomeriggio Barbara, buon pomeriggio ai telespettatori, buon pomeriggio ai tifosi della Salernitana, settimo giorno di ritiro qui a Rocca Porena. Per il momento noi ci siamo trasferiti a Cascia, nella vicina Cascia, all'Hotel Elite, che è stata sede qualche tempo fa del romitaggio estivo della Salernitana. La mattinata è stata caratterizzata soprattutto dall'arrivo, è amato già dai tifosi della Salernitana, ma si tratta di Francesco Orlando, classe 96, che è arrivato nella notte, è stato anche lui coinvolto soltanto di riflesso dal blocco dell'uscita dell'autostrada di Orte, quindi è arrivato soltanto all'una di notte ieri sera nel ritiro di Rocca Porena, accolto dal team manager Salvatore Avallone. Francesco Orlando, classe 96, esterno offensivo, che è stato ingaggiato dalla Lazio, un annuale con opzione per 3 anni, e immediatamente girato al club Granata. È un rinforzo importante nel tridente che Alberto Bollini ha intenzione di attuare come spartito tattico, come canovaccio per quanto riguarda l'atteggiamento offensivo. Sull'atteggiamento offensivo Bollini ha puntato e tanto nella prima delle due sedute di lavoro che questa mattina la squadra ha sostenuto sul centro sportivo di Rocca Porena, della famiglia di Curzio. Bollini, che non ha potuto disporre degli infortunati, sebbene il dottore Leo ci ha garantito che si tratta di lievi acciacchi, di lieve entità, dicevamo, non ha potuto ancora disporre né di Perico né di Mantovani e tantomeno di Joao Silva. Adamonis, il portiere lituano, anche lui scuola Lazio, che si è aggregato qualche giorno or sono qui nella quiete della Verde Umbria, ha sostenuto soltanto una seduta di lavoro differenziato. Per Orlando invece oggi pomeriggio visite mediche, nel pomeriggio prima seduta di lavoro agli ordini di Alberto Bollini. Domani è in programma la seconda uscita stagionale della Salernitana contro i dilettanti del Cascia, sempre sul campo del centro sportivo di Rocca Porena. È atteso ad ore, probabilmente al massimo a giorni, sta risolvendo le ultime pratiche Franco Signorelli dello Spezia, che ha rescisso con il club ligure, si accaserà alla Salernitana con un triennale. Salernitana che naturalmente è ancora a caccia dell'attaccante, ma in questo momento le attenzioni del DS Fabiani sono focalizzate sul portiere. Si continua a fare pressing per Radunovic. Sul portiere numero uno della nazionale serba c'è anche il Cesena, sarà un braccio di ferro che potrebbe essere appannaggio della Salernitana. Naturalmente vi terremo aggiornati nel corso delle trasmissioni, ma soprattutto nel corso della puntata, lo speciale tutto in ritiro qui in diretta dall'Hotel Edit di Cascia, subito dopo il telegiornale sportivo. Per il momento da Cascia è tutto, linea a te Barbara.
Grazie a te Eugenio, buon lavoro, a più tardi. Noi invece diamo ancora spazio alla regia per la pubblicità, ma continueremo a parlare di sport subito dopo. E parliamo ancora di sport, ma questa volta ci occupiamo di basket perché prosegue la campagna rafforzamenti della Givova Scafati. Il team allenato da Perdichizzi ai nastri di partenza del prossimo campionato di A2 di basket ha formalizzato l'ingaggio dello statunitense Brandon Sherrod, ala forte, pivot, classe 1992, alto 1,98 m e maturato cestisticamente all'Università di Yale. È già noto al campionato italiano, in particolare alla Serie A2, per aver indossato nella passata stagione 2016-2017 la casacca di Rosseto Sharks. Atleticità e fisicità, rimbalzo, oltre ad una mano calda dalla media distanza, sono le sue principali caratteristiche che lo rendono un giocatore in grado di poter fare la differenza nel secondo campionato italiano. Si svolgerà domani, sabato 22 luglio, nell'incantevole scenario dei Monti Alburni, l'11° Memorial Biagio Germano, gara podistica di particolare rilevanza nel panorama dilettantistico della provincia di Salerno. Cambiata la collocazione temporale, il Memorial Germano conserva tutto il suo fascino. Quando vuoi. Maria Paola Germano è la figlia di Biagio Germano, alla cui memoria da anni si tiene a Sicignano un'apprezzata e molto frequentata corsa podistica, il Memorial Biagio Germano, che taglia quest'anno l'11° edizione. L'appuntamento è per il prossimo 22 luglio a Sicignano degli Alburni. Sì, è una gara podistica che si svolgerà alle pendici dei Monti Alburni di circa 9 km e è ormai giunta all'11° edizione. Si potrà godere di aria salubre e fresca, anche perché piacevole, nel contesto del parco naturalistico del Cilento. Ecco, ci sono due momenti, un momento dedicato ai più piccoli, con una gara, una competizione che prenderà il via alle 17, poi alle 18:15 invece lo start della gara podistica vera e propria, quella che in qualche modo dovrà ricordare, no, la memoria di Biagio. Sì, la partenza è prevista in via Mario Pagano alle 18:15, parteciperanno adulti provenienti da tutta la Campania con diverse, diciamo, società, e negli anni passati, diciamo, è stata molto presente sia la presenza dei sicignanesi ma anche delle varie società sportive. Ecco, è aperta a tutti, no? Come ci si iscrive? Se qualche, insomma, podista, ce ne sono tanti soprattutto nel nostro territorio, volesse partecipare alla gara podistica, a chi deve rivolgersi? Allora, si può rivolgere stesso al comitato del Memorial Biagio Germano, quindi stesso a Franco Ciafone o Piero, anche il signor Pastore, che cioè praticamente con un'assicurazione e un'iscrizione comunque alla società permetterà di partecipare alla gara. Quindi l'appuntamento è per il prossimo 22 luglio, domenica. Sabato a Sicignano degli Alburni. Vi aspettiamo in tanti. Bene, ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io mi fermo qui, non ci sono altri aggiornamenti. In ogni caso vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Voi tutti un buon proseguimento. Grazie come sempre per averci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.